abbiamo organizzato questo incontro. C'è una domanda forte da parte di tutti coloro i quali hanno lavorato, partecipato, ma anche esterna: perché non capitalizzarla, non condividerla? C'è una voglia di coesione. Devo dire che io colgo ancora l'occasione per augurare buon lavoro al sindaco e alla giunta, ma mi pare che i primi messaggi siano un'ulteriore testimonianza di un'esigenza di fare un'opposizione dura, ferma, seria, naturalmente, ma controllando che le azioni che questa giunta si sta proponendo siano azioni che vanno nell'interesse dei cittadini. Noi è questo che vogliamo fare, una opposizione naturalmente che ha una visione progettuale della città, ma senza lasciar perdere nulla. Noi cercheremo di fare un lavoro davvero di grande coesione con l'opposizione, la lista Grivello, il PD, vedremo quali spazi di confronto ci potranno essere col Movimento 5 Stelle, con Paolo Puti che è l'unico rappresentante della sua lista. Indubbiamente mi è parso di cogliere un po' di aspetti contraddittori, vedo deleghe molto molto gravose su pochi, vedo moltissimi consiglieri delegati che non riesco a comprendere la loro funzione. Come assessore alla protezione civile uscente trovo davvero quasi paradossale che la sesta città d'Italia, con le difficoltà note, anche se molti lavori sono stati avviati dalla giunta Doria Crivello, come la chiamava qualcuno, che non abbia un assessorato alla protezione civile, questo lo trovo davvero francamente quasi imbarazzante. Ma io, prima che si arrivasse al ballottaggio, come noto, e qualcheduno l'aveva interpretato come una voglia chissà di strumentalizzare, di utilizzare politicamente il voto, avevo avviato una riflessione seria con tutti i tecnici perché ragionassero sull'opportunità, se ci fossero state le condizioni per rivedere la parte economica. Sembrava ci fossero, ora è chiaro che parlare nei termini in cui, poi ho letto i giornali, sentiremo il sindaco, nei termini in cui è stato detto, se questo aspetto vorrà dire tagliare il sociale o tagliare altri aspetti altrettanto fondamentali per la città di Genova, è chiaro che l'opposizione sarà ferma e dura, ma presumo che non sarà solo l'opposizione, penso che la città tutta, compresi gli operatori del sociale, coloro i quali sono utenti del sociale, ne terranno conto. Il confronto, se è un confronto utile per i cittadini, un confronto di democrazia, ma figuratevi, insomma, ho vissuto a pane e democrazia fin da bambino, dopodiché ci sono tutta una serie di proposte che io come noto le ho considerate in alcuni casi irrealizzabili, i famosi 100 giorni, 30.000 lavoratori, tutto naturalmente i tempi noi li rispetteremo e verificheremo, ma su questo nessuno sconto naturalmente a nessuno.